Fano TV, ci troviamo al Pincio di Fano, come vedete dietro le mie spalle c'è l'Arco d'Augusto, sentite già in lontananza la musica della banda perché a brevissimo sarà inaugurata questa Expolea, la novità del Gran Gala dell'Olio edizione 2022. Con le nostre telecamere avremo modo di far parlare tutti i protagonisti, le autorità presenti e svelare anche tutti i segreti di questa edizione 2022. Sindaco Massimo Seri, è stato appena tagliato il nastro di questa prima edizione di Expolea, un ulteriore valore aggiunto del Gran Gala dell'Olio. Sì, con il Gran Gala dell'Olio, Fano è capitale dell'olio in questo periodo, tantissimi produttori partecipano da tutta Italia e anche dalle coste dell'Adriatico, quindi è diventato il Gran Gala un momento internazionale e la partecipazione dimostra il valore di questi riconoscimenti. Ovviamente crescendo lo sbocco naturale è quello anche di un mercato, di una fiera mercato. Expolea è proprio questo, è la prima edizione, come ogni prima edizione ovviamente è una sperimentazione. Ma la reputo una cosa interessante perché dà la possibilità ai produttori di dialogare direttamente con il consumatore finale, quindi è una mostra, l'occasione anche di poter acquistare in una città come Fano, dove in questi periodi, anche questa mattina, baciati dal sole, tanti turisti, tanti gruppi che girano per la città, e quindi è un'occasione anche per loro di promuovere la città, ma soprattutto di promuovere questo grande prodotto del Mediterraneo che è l'olio. Del nastro presente anche Mirko Carloni, vicepresidente della Regione Marche, nonché assessore all'agricoltura, l'importanza dell'oro verde delle Marche oggi è rimarcata ancora una volta qua a Fano. Beh, bisogna ringraziare Olia per questa manifestazione bellissima. Dobbiamo dire che l'olio rappresenta veramente un'opportunità per questa nostra regione. Nel panorama della nostra economia agricola è un prodotto d'eccellenza che viene portato avanti con qualità, con biodiversità come in poche altre regioni. Dobbiamo però tenere presente che tutta la nostra produzione regionale vale l'1% di quella nazionale e quindi è un numero molto basso, ma da questo punto di vista potrebbe anche essere un'opportunità, perché proprio l'olio può crescere di qualità, può crescere di valore, può far sì che chi lo produce abbia un maggior vantaggio economico. Però per fare questo è necessario riuscire a dare il giusto trasferimento tecnologico, a fare ricerca, a fare innovazione sul prodotto e far sì che ci sia il trasferimento anche di competenze che noi come Assam, come azienda regionale, stiamo riformando proprio per volere dare un maggiore contributo agli imprenditori. L'Assam esiste da tanti anni, molti agricoltori, soprattutto nel campo dell'olio, ci chiedevano di avere un nuovo approccio più legato agli interessi aziendali e noi stiamo riformando proprio quella azienda che è della Regione Marche per dare maggiore assistenza, per far crescere, per far migliorare le qualità organolettiche del prodotto oleario. Giorgio Sorcinelli, abbiamo appena tagliato il nastro di questa novità del Gran Gala dell'Olio edizione 2022, Expolea. Ecco, credo che sia un motivo di orgoglio alimentare ancora di più una manifestazione con questa ciliegina sulla torta. Ma sono tanti anni che volevamo metterla questa ciliegina alle nostre iniziative, che sono il Gran Gala dell'Olio, che dura ormai da 13 anni
e raggiungendo la undicesima selezione dell'oro del Mediterraneo e la tredicesima dell'oro d'Italia. Quindi abbiamo da qualche anno pensato di integrare la nostra manifestazione a conclusione con una mostra, una fiera degli oli migliori che hanno partecipato ai nostri concorsi, e quest'anno ci siamo riusciti. Ci auguriamo che allora la giornata è bellissima, anzi direi troppa grazie a Sant'Antonio perché è caldissimo, però pure estiva, però perché la gente già inizia a girare già da stamattina, quindi auguriamoci che almeno al ritorno dal mare la gente si fermi. Detto questo, sì, siamo molto contenti di questa iniziativa, l'impatto è anche bello da vedere per chi vorrà venire, e per chi vorrà venire ovviamente non è solo l'impatto ma è quello che gli aspetterà, che sono i migliori oli d'Italia e del Mediterraneo, quindi del mondo. Il pubblico che verrà potrà apprezzare, valutare e anche acquistare questi prodotti straordinari che Olea, con i nostri concorsi, le nostre giurie hanno giudicato e hanno valutato tali. Ecco, anche perché la serata di ieri è stata dedicata alla premiazione, c'è stato un San Domenico gremito con insomma una cerimonia ufficiale che ha consegnato tantissimi premi ai tantissimi partecipanti. Io penso, veramente siamo soddisfattissimi, io penso che un boom come ieri difficilmente lo avremo, e siamo molto contenti. C'erano tantissimi produttori da tutta Italia e anche dall'estero, dalla Croazia c'erano 30 produttori, dalla Sardegna, dalla Sicilia, dalla Campania, dalla Puglia, non ne parliamo, e ovviamente anche i nostri marchigiani e i nostri locali. Quindi siamo molto molto contenti del risultato, della risposta che i produttori hanno e della credibilità che danno a Olea per quanto riguarda queste manifestazioni. Renzo Ceccacci, presidente di Olea. Ecco, una giornata come questa, dove è stato appena tagliato il nastro di Expo Olea, quanto è importante oggi, nel 2022, ribadire ancora il concetto dell'olio extravergine di qualità? È fondamentale, perché la comunicazione dell'olio alla popolazione avviene per lo più per via telematica, quindi con gli spot televisivi che per esempio ci dicono che consumare un certo olio può aiutarci a saltare lo steccato, o come stamattina alla radio in cui sentivo la promozione di un olio che viene venduto velato, filtrato in modo naturale, e quindi usiamo la parola naturale, per dare l'idea all'ascoltatore che quello sia l'olio migliore del mondo. E non è così, perché l'olio migliore del mondo è quello di alta qualità ed è filtrato, perché gli oli non filtrati dopo pochi mesi vanno spontaneamente e assolutamente per forza incontro a fermentazioni, quindi dopo pochi mesi tutti gli oli filtrati possono andare incontro a problemi. L'olio di qualità, nel vino questo concetto è passato da molto tempo, noi sappiamo che c'è il vino da tavola, che ci sono vini di medio livello e vini d'eccellenza, la stessa cosa avviene negli oli, che però il pubblico non riesce a capire. Questo perché la gran parte della popolazione italiana, che è quella che io conosco di più, probabilmente non ha mai assaggiato un olio di qualità, ma solo gli oli presenti commerciali nei supermercati. Questo poi induce un'assuefazione a certi sapori che noi non riteniamo di buon livello, che addirittura fa non apprezzare più gli oli di alta qualità che hanno un fruttato, quindi un insieme di profumi e sapori ben definiti, e un amaro e piccante a volte anche intensi, che diventano sgradevoli agli occhi di chi, o al palato di chi non è abituato a consumarli, anche perché chi è abituato a oli di scarsa qualità è evidente che ai piatti ne aggiunge troppa quantità, mentre di un olio di alta qualità spesso bastano poche gocce. Gli oli di alta qualità sono il grasso vegetale più simile a quelli contenuti nel latte materno, quindi l'olio da oliva di qualità è il più digeribile e quello che più possiede proprietà nutraceutiche nei nostri confronti, tant'è che un consumo quotidiano ottimale, 20, 30, 40 grammi a seconda del peso corporeo di olio di qualità, può indurre la riduzione di percentuali altissime di molte malattie tumorali, può indurre benefici su molti organi e apparati del nostro corpo.
Ecco, io ringrazio Renzo Ceccacci perché abbiamo fatto tanta informazione, perché siamo bombardati sempre di informazioni sull'olio, sembra che l'olio è tutto uguale, non è l'olio è tutto uguale, e soprattutto questi espositori presenti oggi qui al Pincio di Fano rimarcano ancora una volta questa importanza, e soprattutto c'è la possibilità anche di assaggiare e entrare un po' in questo mondo, perché bisogna essere guidati, come sta facendo oggi Renzo con noi. Bene, ha detto benissimo anche qui, gli oli presenti oggi qui al Pincio di Fano sono i migliori, vale a dire sono quelli arrivati nelle parti alte delle graduatorie del nostro concorso L'Oro d'Italia e dell'altro concorso L'Oro del Mediterraneo. Quindi chi viene qui oggi sfidando il caldo che ci è arrivato addosso all'improvviso può assaggiare i migliori oli del mondo ed acquistarli, vi assicuro, tra l'altro a prezzi molto onesti, e da questo può avere l'immagine di quella che per tutta la vita può diventare una vera e propria pietra di paragone. Ci sono molte fiere di olio, nessuna ha la qualità degli oli presenti qui. È presente a Expolea anche l'Istituto Agrario di Pesaro, perché è importante, l'abbiamo detto più volte anche col presidente di Olea, la formazione, e chi meglio dell'Istituto Agrario può fare formazione per poi arrivare tra anni a dei bravi produttori di vino, di olio. Siamo in compagnia della vicepreside, ecco l'importanza anche di uscire dalla scuola e andare incontro a collaborazioni con queste manifestazioni. È importantissimo, la scuola ovviamente collabora con le istituzioni del territorio, le associazioni come Olea, che tra l'altro ha sede a Villa Caprile, sede della scuola, è stata fondata dai nostri ex allievi, ricordiamo Ettore Franca. La scuola continua a collaborare con l'associazione, spesso organizziamo con loro corsi ovviamente di degustazione e corsi per l'idoneità fisiologica all'assaggio dell'olio, grazie ovviamente a Giorgio Sorcinelli e a Renzo Ceccacci e a tutti gli amici di Olea. E poi ovviamente, come diceva giustamente anche l'assessore Carloni, noi facciamo anche ricerca, per cui abbiamo un progetto su PSR Marche con l'Università delle Marche, Politecnica delle Marche, con il professor Neri e con il Consorzio di tutela dell'olio DOP Cartoceto, proprio per l'ingrandimento dell'areale di Cartoceto e quindi della DOP Cartoceto, proprio per incentivare la produzione e migliorarla. Quindi l'anno scorso abbiamo impiantato anche noi con il finanziamento regionale un nuovo oliveto, e quindi questo serve per la ricerca in campo con i nostri docenti, i nostri studenti. In più ovviamente la scuola è aperta a tutte le occasioni del territorio per andare in mostra, portare in mostra i prodotti. Per i ragazzi è un'occasione di alternanza scuola-lavoro, è un'occasione per conoscere il territorio, e quindi ovviamente era giusto ed essenziale partecipare anche noi qui a Expolea. Ecco, grazie e continuate così, perché veramente il futuro di quello che sarà l'agricoltura o i produttori di domani è tutto nelle vostre mani. Grazie. Grazie, grazie a voi. Facciamo un salto anche in quelli che sono gli espositori di questa Expolea edizione 2022, questa prima edizione, e sono in compagnia dell'azienda Moffa. Salvatore, benvenuti ai nostri microfoni. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Innanzitutto voglio ringraziare la cittadinanza di Fano per l'ospitalità che ci ha dato. Noi siamo un gruppo di aziende che veniamo dalla Puglia, dal nostro territorio si produce una varietà di olivo che è chiamata Peranzana, che tutti gli anni nei vari riconoscimenti del premio L'Oro d'Italia la Peranzana è sul podio, quindi è molto ambita e ricercata come prodotto. Siamo molto contenti di questa prima esperienza qui a Fano, ringraziamo l'amministrazione e l'organizzazione per averci dato questa possibilità, e ricambiamo l'invito aspettandovi a Torre Maggiore il 5 di giugno per la premiazione dell'Oro di Puglia. Molto bene, un grande saluto a tutti gli amici pugliesi e anche a Salvatore, che ormai è un habitué qua a Fano, si può dire così. Grazie ancora. Grazie, e arrivederci alla prossima edizione. Sicuramente, saluti, ciao. È vero che ci sono tanti espositori da tutte le parti d'Italia, internazionali, ma è bene anche ricordare che ci sono espositori del nostro territorio. Direttamente da Cartoceto siamo in compagnia dell'azienda agricola Alessandri, intanto benvenuti ai nostri microfoni. Grazie, buongiorno. E sicuramente, diciamo, questa Expolea ha organizzato, no, questa fiera dove sono rappresentate, diciamo, le migliori etichette d'Italia e anche qualche internazionale, no? Perché, però diciamo,
tra i tanti ci siamo anche noi, no? Quindi Cartoceto. Bisogna ricordare e valorizzare anche il nostro territorio. Senza nulla togliere agli altri, perché qui parliamo di oli di qualità e quindi non c'è da avere paura della concorrenza, anzi, io dico il confrontarci deve far sì per crescere, per fare sempre di meglio e quindi arrivare sempre a un prodotto di qualità, di migliorarlo. A testimoniare che il Gran Gala dell'Olio è un Gran Gala internazionale, la presenza anche di espositori da fuori Italia, in particolare siamo in compagnia del sindaco di Dignano, benvenuti ai nostri microfoni, ecco la bellezza di venire qua in Italia a Fano a parlare, a portare i vostri prodotti in questo bel scambio, ecco. Ecco, sì, prima di tutto vorrei ringraziare Fano e Olea che ci ha dato l'opportunità di essere qua. Quando si parla di olio vogliamo essere presenti, ecco, quest'anno abbiamo fatto parte per la seconda volta dell'Oro del Mediterraneo e ogni premio per noi è un grande passo avanti, un grande perché lavorare l'olivo, così lo stiamo già da 30 anni cambiando le tecnologie, penso che siamo a passo veramente con le tecnologie di oggi. Così, ecco, abbiamo provato molti oli italiani, molti oli nostri, ecco, penso che delle esposizioni di questo tipo vengono in bene per portare l'olio proprio al consumatore, presentare un olio che è un olio di alta qualità e di imparare il produttore cos'è l'olio vero. Al termine di questo speciale dedicato al Gran Gala dell'Olio edizione 2022. È stata una super seconda giornata con il mercatino Expolea, sicuramente una grande novità riuscitissima. Complimenti all'associazione Olea che ha organizzato l'evento e naturalmente grazie alla presenza di tutti i vari stand che hanno portato il loro olio è il caso di dire viva l'olio extravergine di oliva di qualità. Arrivederci all'edizione 2023.